Bene, siamo arrivati alla quinta puntata del nostro viaggio nella Varese degli anni a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, in cui descriviamo come i nostri avi vivevano l'approccio tra i sessi, dall'innamoramento al matrimonio. Nei precedenti episodi abbiamo parlato degli approcci iniziali, della figura dell'intermediario tra il giovane pretendente e la famiglia di lei, e dei primi momenti del curioso cerimoniale fino al giorno del te parola, cioè del fidanzamento ufficiale. In quell'occasione, oltre allo scambio dei regali tra i promessi sposi, sono presi gli accordi per i passi successivi. I passi successivi prevedono in primis che i fidanzati, le due famiglie e l'intermediario si rechino in città a Varese per le spese richieste dalla tradizione, in dialetto na zuias o anche a fa la guarnizione. Dopo aver metto giù, cioè dopo aver fatto base nell'osteria dove successivamente consumeranno il pasto assieme, vanno tutti in Lurevas e in Durmarkand da Braz, cioè dall'orefice per l'acquisto degli ori e dal mercante per le stoffe ed il corredo. Presso l'orefice, lo sposo deve provvedere ad acquistare ragota, ciondolo a forma di goccia da portarsi al collo sorretto da un nastrino di velluto nero, i pendenti, gli orecchini, ravera, la fede nuziale e, non sempre in quanto ormai fuori moda, raspadi nera, la raggiera di spillone che regge la crocchia dei capelli, che ci riporta col ricordo alla Lucia Manzoniano. Il tutto avviene con possibili eccezioni. Allo sposo tocca di regola la parte più gravosa, e cioè, oltre agli ori, qualora metta a casa per conto proprio, dovrà provvedere all'abitazione, di solito due locali, ai mobili della cucina e ai mobili della camera da letto, gli elastici o i pagliericci del letto, la pétineuse, cioè il lavabo, la brocca per l'acqua, lo specchio, il tutto montato su telaio di ferro smaltato. E inoltre, l'armadio guardaroba. È escluso il comò, cioè il cassettone, dal francese commode. Nel contado del Varesotto, l'acquisto del cassettone toccava infatti ai genitori della sposa. Se invece veniva acquistato insieme agli altri mobili dai genitori dello sposo, il controvalore doveva essere rimborsato. Inoltre lo sposo paga il velo della sposa, entrato in uso dopo l'abbandono della raggiera, mentre alla sposa tocca pagare la cravatta scelta dal futuro marito. Terminato il giro delle spese, non può mancare il pranzo in osteria, sempre a spese dello sposo. Al ritorno in paese, sosta in canonica per stabilire il giorno da di là in Gesa, fare le pubblicazioni in chiesa. Il curato interroga gli sposi se hanno fatto tutto in regola, se sanno le orazioni, se la loro intenzione di sposarsi è ferma e ponderata, se intendono allevare i figli secondo i principi cristiani e via dicendo. Ma ascoltiamo la Gaetana dei nostri buoni villici disperi della Chiesa che descrive alla sua maniera la giornata della guarnizione, ovvero delle spese per il corredo. Sentendo un castascena, quan fan la guarnizione? L'ascolta volantera? Da Mi sì, ma pias. bu? Se lei la inscicuntenta, parmisciura parmira, Madonna, figuremas, voi nanz fino a stasera. Sicché, par di la tutta, tornanda sindren pass, se un resta in sicuela, canaum a zoias. L'insci, vantuci in troppa, ispus ur marusè, ramama er padalù, ramama er padalè. Par prüm van là in Rurevas e dopo in Durmarkant. Rasposa, lei la sceglia e l'ulme feu contant. Le perso paga, paga. A sa fama por di, gatò calura spesa, duror e durvisti. In quantaror rer solit, ragotta, i dupendent, ravera non parlema. Mogi è i spadin d'argent, in stravacada moda, ma i nostri tenda nu,
senza la spadinera, sposava mai nessun. Sa, ius sa cambian, ma portan tu ciurvel. Fra i quali, quanca il crumpan, che in là indurmar cantel, ur spusa sceglia fera, den qui caga in vedrina, seguenda urso geni una bella cruatina. E quel l'ele capaga. In scambio urvel er scial, l'ele quel ca la sceglia, e tocca lui a pagal. Dur mercantel pe giran in dur marcanda braz, a ter vestiera rana par fanca i mataraz. Quella però andiscoran sultanti in quel di là, in sci par sentir prezzi. Dur rest par contretà e par portala via ghe tempo un alpezzet. Tornan pe voltra a te la quan van a te cucet. Paintan quel ca consista le attor vestì da seda. L'insci van dentro a tucci, nintù, bun che la veda, nintù vuol dire la sua, che da tira in sul gel. Na ciacera dren altra, bisogna na drea bel bel. Sa sai marcant lur cerca da tira su par col, e par crumpana roba, in mai a sei parol. Bisogna na dente fera, e far vers da volta via. Saga subisse un prezzi o i bopos propri mia. Infin tire bistira, vardè parché si vu, gangiunti da sacogia, te là parleman più. Lì, quancan fai racompara, vantuc in dun quaiost, parché sa ancar stomic ben metta la post. Risot, na quai frittura, pan e formai e vi. E il padu spus pe in ultim, al tira fel bulzin. Mangia e buca sibian, tornandosi in paese, prun fac van in canoniga par combina e na intes da di l'ingesa. Ur prevat al fai son trugazion. San fai tu scus in regola, sa sane vurezion. Infin, quanchi decordi, ramama e il padu spus, van subito a casua. E gli altri con tul murus, ramama e il padre spusa, e insieme al marusè, van tutti in compagnia a compagnala le, in tes che era domenica, naran a Binesis. Sì, sì, misericordia, che filza da pastis! Ma dimmi un po' una roba, da quel che te contà, natosa, a maridala, le è una comodità, le è sempre spus che paga, e che meglio tu scos. Sa, dandas lui a tela, gattocca più se gross. D'un rimanente raspusa, gaspetta, anca lei so. La gada guarnir lec, la da purtai comò, i mataraz da lana, e poi anca do camis, vuna par spus, e l'altra, la gavara miestra mezzadur. In paga da tutur fana ot, via che fana la roda, par infulcir panciot. A scapere altra roba, che la gada porta dre, par urso uso spotic, che quelle a so piase, ossia conforma i mezzi, per esempi, che la gà. In quanta rom, gatoc, da metic sur a ca. Sa le che il facca sua, sa non d'un rimanente, la mena per in famiglia, insieme di so gente. Oltre da quel gatoca, i docuce d'orlec, sia compaiun che alastiga, rattauleta, urspec, rarmari guardaroba, triscagn e du chiffon, e tucci alta rob menuda, e rortra guarnizion. Caldev lu a raspusa, comanca gaparten, da dag visti da seda, impara da broken. Desper vesti magari a sale, se mia da das d'inten, cal sia da seda d'obrig, conforma cal pospent, al ponca ves da lana, fra i quali ancar varur, duror ed altra roba, le per tra mezzadur, che va in di do famili, ca fa, ca dis, ca trata, fin quanch in tus decordi, le quella rassofata. La ve, che dur più e meno, in tu, garasso part, quel che gamet la tusa però le nanca un quart. Le pencasi da giusta, Pucciana. Beh, vai innanzi.
Perché gaderratusa? Che te metta anche a istanza?